Ciao ragazzi, ditelo con i fiori, saranno solo pensieri dolci. Oggi sono ispirato. Benvenuti a Sulmona, la patria del confetto. Sono all'interno dell'Appellino, l'azienda più rappresentativa, la più storica, la più antica di Sulmona, perché pensate che fu fondata nel 1783. Allora, tutti noi i confetti li abbiamo mangiati, tutti li mangiamo. Io però una curiosità ce l'avevo addirittura da bambino, ma come li fanno sti confetti? Quali sono le procedure per arrivare a questo dolce così delizioso, che è un vanto dell'eccellenza dolciaria italiana? Un'idea vaga ce l'ho, per cui mi sono informato prima di venire a Sulmona e ho scoperto, anche se le fonti non sono certissime, che furono addirittura nel 1500 le Clarisse di Santa Chiara a confezionare i primi mazzolini di fiori con i petali fatti di confetti da consegnare alle nobili donne quando erano in procinto di sposarsi. In realtà però sembra che molto tempo prima, già in epoca romanica, i dolci con le mandorle fossero una pratica diffusa da questa parte. Del resto, nella vicina Valpelinia era pieno di mandorletti. Sta di fatto che l'esplosione della produzione del confetto avvenne nel XX secolo e questa azienda ovviamente c'era già. Noi siamo qua dal 1783 con la famiglia che ha iniziato a produrre confetti in un paese qui vicino che si chiama Introdacqua. Infatti la nostra famiglia è originaria di là. E poi si sono trasferiti a Sulmona intorno alla metà dell'Ottocento e qui siamo rimasti. Ma il procedimento non è mai cambiato? No, non è mai cambiato. È rimasto fedele alla tradizione dei confetti di Sulmona, che è una tradizione che ormai data più di 5 secoli e che si basa su un'ingredientistica molto semplice, molto ridotta. In pratica è zucchero, mandorle e vaniglia. È il profumo della vaniglia, della vanillina, insomma. In realtà è semplice, però è un processo abbastanza lungo che richiede anche una certa esperienza, una certa manualità, no? Che si è acquisita nel corso degli anni proprio qui, perché qui in pratica si erano create quelle condizioni storiche perché si sviluppasse questo prodotto. Le condizioni storiche quali erano? La presenza di mandorleti anche di notevole qualità, insomma, e anche la ricchezza del territorio. La ricchezza del territorio che non era legata alle mandorle, ma era legata soprattutto alla pastorizia. Però qui c'era un via vai di commerci, insomma, no? E questo quindi ha creato le condizioni perché a Sulmona, stranamente, nel mezzo dell'Abruzzo, di una regione isolata fondamentalmente, si creasse questa tradizione della confetteria. L'ingrediente principe di tutta la lavorazione è la mandorla, che un tempo veniva presa dalla qui vicina Valpelinia. Ora i mandorletti sono scomparsi e quindi arriva di pregiatissima qualità direttamente dalla Sicilia. E poi c'è una cura straordinaria nel prepararla la mandorla, perché viene scottata in acqua bollente per facilitare l'estrazione della pellicina. Attraverso l'acqua bollente, attraverso un macchinario apposito e poi anche attraverso le mani delle signore Elga e Maria, che passano le mandorle una per una togliendo tutte le impurità, compresa la buccia. Poi tutto viene messo nel forno per l'essiccazione. Attenzione, essiccazione, non tostatura, e questo è un passaggio chiave. La mandorla deve rimanere croccante, ma non essere tostata. Poi le mandorle vengono inserite all'interno di queste bassine, così si chiamano, questa specie di betoniera in rame, in cui vengono cosparse inizialmente con una soluzione di gomma arabica, che è una resina naturale, e zucchero. E questa operazione con lo zucchero, con la grassa, viene ripetuta per più volte, secondo dosaggi e con tempistiche ben precise previste nella ricetta antica. E vi assicuro che anche se detta così sembra facile, in realtà è un procedimento che richiede l'occhio attento e costante da parte dell'operatore. Per fare un confetto, pensate, dal momento in cui la mandorla entra in questo stabilimento a quando esce confettata, possono passare anche 6-7 giorni.
Una variante significativa della ricetta sono i colori, che si ottengono aggiungendo la soluzione di zucchero colorato, ovviamente con coloranti alimentari. E i colori hanno la loro importanza. C'è infatti una simbologia tradizionale radicata nei confetti. Quelli verdi, per esempio, vengono scelti per accompagnare l'annuncio del matrimonio qualche tempo prima della cerimonia vera e propria, che poi ovviamente viene festeggiata con il classico confetto bianco. Poi ci sono quelli rosa e azzurro, che servono per accompagnare la nascita della femmina o del maschio. Quelli rossi, che invece accompagnano soprattutto alcune ricorrenze come la laurea, e poi le nozze d'argento, 25 anni, e poi le nozze d'oro, 50 anni. Ma in questa azienda fanno anche qualcosa di particolare, come per esempio le fedi intrecciate dei segni a posto, realizzati uno ad uno, in cui gli sposi possono incidere il loro nome. I cuori di cioccolato, cuori confettati con l'interno di cioccolato. E poi questi confetti colorati che evocano un po' i ciottoli sassolini di fiume. Poi l'evoluzione dei tempi ha portato alla creazione di nuovi prodotti, come per esempio le praline. E qui naturalmente riveste un ruolo importante il cioccolato. E in questo modo si è dato un allargamento al ventaglio delle potenzialità dolciarie offerte da questo territorio. Con un altro aspetto, che chi vi sta parlando non uscirà da qua prima di un paio d'ore. Scusate, ci vediamo dopo. Cosa vuol dire per lei essere il testimone, il depositario di una cultura così longeva come quella del confetto? Beh, è stata anche questa una scelta di vita, perché avrei potuto continuare a restare all'università e a impegnarmi ancora all'università, però quando è morto mio padre ho sentito il bisogno di continuare la sua storia, che poi era la storia di mio nonno e anche la storia del mio bisnonno, che sono le figure che ricordo, perché più oltre di questo non riesco ad andare. È difficile poi per noi staccarci dalle nostre origini, e quindi è stata una scelta, non una scelta obbligata, una scelta voluta, una scelta sentita, no? E questo è il Museo del Confetto, unico nel suo genere, voluto dalla famiglia per consacrare in qualche modo la memoria di questa attività così longeva, del lavoro loro e della loro famiglia. E qui si possono trovare tutte le tappe che hanno contrassegnato l'evoluzione nella storia della produzione del confetto, con alcune chicche veramente preziose. Li vedete questi dolcetti? Questi sono i famosi cannellini, altra specialità di questo paese, fatti con zucchero e cannella, di cui anche Giacomo Leopardi, il grande poeta, era particolarmente ghiotto. Ebbene, sappiate che questi, proprio quelli che vedete lì, erano di Giacomo Leopardi. E questo è un quadro fatto tutto di confetti, che si trovava nella stanza da letto dove nel 1861 re Vittorio Emanuele II dormì, poco lontano da qui. Guardate che spettacolo. È molto probabile che il lavoro delle Clarisse, di cui vi parlavo prima, fosse esattamente questo. Vedete, queste sono proprio delle collane fatte con confetti avvolti in fili di seta. Pensate la pazienza per creare un capolavoro del genere. E questa foto, vedete questa foto, risale al 1969 ed è un ex voto fatto in questo modo con una collana realizzata proprio qui dall'azienda Pedino. Il museo è stata quasi una necessità, perché noi avevamo tantissimi cimeli che erano depositati in vari magazzini e depositi, e quando abbiamo acquisito questo stabile che non faceva parte dell'azienda, il pensiero quasi ovvio è stato: ma dedichiamolo a raccogliere i cimeli della nostra famiglia. Così è nata l'idea, qui sto parlando di circa 35 anni fa, in un periodo in cui ancora i musei aziendali non erano molto diffusi, e poi piano piano è cresciuto.
Quindi lei che cosa prova quando entra qui dentro? Io penso di essere una persona fortunata perché sono nato in questa città e continuo a vivere nella città in cui sono nato e ho passato la mia infanzia. Quindi provo la sensazione di una persona che entra a casa propria, cioè è la stessa sensazione che provo quando giro nel giardino, no? In questo giardino ho passato la mia infanzia e ci torno e ricordo i momenti della mia infanzia, ma anche del mio presente. È come stare a casa propria.